San Giuliano è pressoché ultimato e viene a completare nel modo più decoroso la linea dei fabbricati che ha convertito il baluardo La Marmora nella maggiore fra le più belle contrade della nostra città. In questi giorni la città di Novara celebra il centenario della storica visita dei sovrani d'Italia nell'amata città piemontese per l'inaugurazione di una struttura che fu ospedale e poi scuola per un secolo, vanto della città e della sua vitale intraprendenza. Il nuovo progetto di ristrutturazione, promosso dalla provincia di Novara, vedrà l'istituzione nuovamente protagonista nella formazione delle nuove generazioni e nella storia civile della città. Le case dei corsi principali sono ornate da bandiere. Musiche e fanfare fanno echeggiare le loro squillanti note. Alle 11 il prefetto e le autorità civili e militari ricevettero alla stazione i rappresentanti delle più alte cariche dello Stato. L'uscita dei sovrani dalla stazione venne accolta con un imponentissimo applauso dell'immensa folla radunatasi e da stento trattenuta dai cordoni. In verità, la stampa locale non fu tutta così favorevole. Il lavoratore scriveva: abbiamo bene il diritto di proclamare alta la nostra fede antimonarchica, la nostra fede repubblicana. In quei giorni la città di Novara ricordava, a distanza di 5 anni, la tragica morte del Re Buono, con l'inaugurazione della statua dedicata a Re Umberto I. Nell'occasione, il presidente dell'ospedale di San Giuliano, avvocato Vittorio Magnani Ricotti, aveva inoltrato al Quirinale la richiesta affinché i sovrani, durante la loro visita, inaugurassero anche l'ospedale appena terminato. Alle ore 12:30 precise, il treno reale entra in stazione salutato dal suono della marcia reale. Il re indossa la bassa tenuta di generale, mentre la regina veste una deliziosa toiletta lilla con trasparente bianco, con boa di piume e cappello di paglia con piume bianche. Il corteo percorre le grandi arterie della città su uno splendido landò a guide lunghe. 4 cavalli, sauri e bai con fantini in bianco e azzurro e stivali neri. Corso Garibaldi. Largo Cavour. Corso Cavour. Corso Carlo Alberto. E giunge in piazza Umberto I per la cerimonia. Si ode il tributo della folla, un uragano di applausi, le note della marcia reale. I sovrani sono vivamente compiaciuti. Il corteo reale prosegue poi alla volta dell'ospedale. Corso Carlo Alberto, Corso Felice Cavallotti. La banda e gli allievi dell'Istituto Salesiano salutano il corteo reale al suono della marcia reale. Si percorre il baluardo La Marmora, l'Istituto Omar. E finalmente l'arrivo all'ingresso dell'ospedale. La cerimonia al Pio Luogo da quel giorno è ricordata dalla lapide che si trova nell'atrio dell'edificio. Alle 16 il presidente avvocato Vittorio Magnani Ricotti, il personale ed il monsignor vescovo mostrano ai sovrani con orgoglio il nuovo complesso già funzionante. I sovrani percorsero le corsie, soffermandosi a porgere parole di conforto. Il re, rivolgendosi agli ammalati, parlava strettamente piemontese. Al termine della visita, nell'atrio, il presidente congedò il re e la regina, ricordando che quella giornata avrebbe segnato una data memorabile nella storia quasi millenaria dell'istituto, una delle pagine più belle. Il tragitto del corteo reale ripartì e si concluse in stazione, ripercorrendo Corso Cavour e Corso Garibaldi. Ossequiati dalle autorità, i sovrani ripartono per Racconigi, rimanendo a lungo al finestrino a salutare l'enorme folla schierata lungo la linea ferroviaria. La tradizione racconta che l'istituzione sarebbe stata fondata dalla compagnia o paratico dei calzolai verso la fine del 1300. Quel che è certo è che codesti ne furono i principali benefattori e che dopo il 1400 ne presero l'esclusiva amministrazione. Nei secoli, l'istituzione resistette ai molteplici tentativi di aggregazione, acquisendo definitivamente la propria autonomia nel 1817. Verso la fine del XIX secolo, si rese necessaria la ricerca di una sede più idonea ad accogliere il numero crescente di letti e le nuove attrezzature ospedaliere. L'area del sobborgo di San Martino era ritenuta eccessivamente periferica. Il presidente presentò le sue perplessità in merito alla scelta dell'area posta a levante della città per i troppi vincoli imposti. Si votò e il presidente fu messo in minoranza. L'ospedale sarebbe quindi sorto proprio in quel luogo. Il progetto fu messo a concorso pubblico il 20 agosto 1900. La commissione incaricata premiò tra gli 11 pervenuti il progetto degli ingegneri Gardella e Martini di Milano per il suo tracciato generale improntato a massima semplicità, assegnando la cifra di 4.000 lire.
Secondo il progetto, il nuovo complesso sarebbe sorto su una superficie molto ampia, sufficientemente isolata da garantire la presenza di un'area verde al riparo da futuri fabbricati adiacenti. I padiglioni poi sarebbero stati orientati in modo tale da impedire l'esposizione dello stabile ai venti di tramontana, assicurando la corretta distanza l'uno dall'altro per una buona circolazione dell'aria. In questa prospettiva innovativa nacque il nuovo ospedale di San Giuliano. Quattro padiglioni simmetrici su un corridoio di distribuzione che si concludeva con la sala operatoria per un totale di 200 letti, un ingresso per gli affari generali con settore centrale a due piani e un apparato decorativo che, per il carattere dell'edificio, non doveva certo consigliare degli sfoggi architettonici. Nel marzo del 1903 iniziò la costruzione dell'edificio, coordinata dall'ingegner Passerini, direttore dei lavori. L'ultimazione dei quattro padiglioni si concluse nel 1905. In quell'anno furono ospitati circa 600 degenti. L'ospedale venne chiuso definitivamente nel 1979. Oggi lo storico edificio è sede dal 1985 dell'Istituto Magistrale Contessa Tornielli Bellini. Visto il veloce e apprezzabile incremento della popolazione scolastica, dovuto anche all'inserimento di nuovi profili curricolari di estrema attualità, la provincia di Novara, proprietaria dell'immobile, ha promosso un nuovo progetto di ristrutturazione della sede scolastica. L'intervento di ristrutturazione è mirato principalmente a riqualificare il piano inferiore del fabbricato, sfruttando le potenzialità architettoniche del vasto ambiente sotterraneo per consentire un miglior svolgimento di tutte le attività scolastiche. Il progetto prevede infatti la costruzione di nuove aule didattiche, la riqualificazione del parco grazie a infrastrutture sportive, la realizzazione di una sala convegni e l'implementazione delle attività di laboratorio. Il piano complessivo dei lavori è articolato in lotti per consentire investimenti graduali e scaglionati nel tempo. I lavori cominceranno nel secondo corridoio del seminterrato di destra, con la realizzazione di 5 aule didattiche, un ascensore, un vano scala di collegamento con il piano soprastante e un nucleo bagni. Nel primo corridoio invece saranno ricavate 2 grandi aule multimediali separate da pareti mobili trasparenti. Nell'ingresso centrale del seminterrato andranno ricavati i nuovi laboratori di chimica e di fisica, un laboratorio di informatica, uno spazio per esposizioni ed incontri e la nuova biblioteca. Nell'ala di sinistra sarà ospitata la nuova sala conferenze con capienza di circa 210 posti a sedere, che potrebbe avere anche un impiego non esclusivamente scolastico. All'estremità orientale del piano seminterrato, invece, saranno realizzate 2 piccole aule per la ricreazione e 4 piccole aule per l'attività musicale. I lavori si chiuderanno con la sistemazione del parco verso Viale Ferrucci. Saranno realizzati un nuovo campo di pallavolo e di pallacanestro, una pista per la corsa e il salto in lungo e viali con panchine per le attività di svago e di studio.